Il fatto è che non c'ho una lira. No, non c'ho una lira. Sono al verde come questi pantaloni verdi. Sembra una patata così. Bene, la mia stanza è tutto ciò. Sta messa così. Sembra un campo nomadi. Proviamo a fare una cosa, ok? Questo se viene è figo, quindi tutti carichi, tutti pronti, va bene? Ok. Beh, devo dire che è stato fa. Allora, questo ammasso di coperte è perché il piumone si è tipo tutto incastrato dentro questa sorta di federa. Non ho più pallida idea. Quindi non lo so mettere dritto e dovrò chiedere a mamma aiuto. Mentre invece queste cose sono qui perché non ho spazio nell'armadio. Quindi per ora stanno qui. Ok. Sono troppo alto per questa camera. Adesso andiamo a portare questo spazio. Mi faccio così i video. Potrebbe essere un'opzione valida. Ciao, andiamo a fare la pipì. Ingredienti per questa passeggiata. Due palline, così una la tiro e con l'altra gli faccio venire voglia di lasciarla perché questo la pallina non la lascia manco se lo prego in ginocchio. E dei biscottini, perché se no perdo il mio cane che non torna più. Back! Lascia. Bravo, Back! Ah no, io vi devo raccontare questa cosa. No, voi non avete capito che cosa è successo. Mamma mia. Allora, un paio di settimane fa il mio cane, sto cretino, non so come spiegarvi, è stata un'esperienza veramente traumatica. Fa ridere come cosa, ma secondo me il mio cane è razzista, letteralmente razzista. Odia i bulldog francesi e tipo 2 settimane fa o qualcosa del genere si è preso con questo bulldog francese, appunto. All'inizio stava vincendo sto cane. Vabbè, è successo che si sono presi. Non sapevamo nessuno dei due come staccarli. Ed è successo che all'inizio il bulldog francese gli stava sopra e lo stava prendendo per il collo a Buck. Poi lui con le zampe dietro l'ha spinto, ci è andato sopra, sono impazziti e Buck gli ha staccato un pezzo di orecchio. A parte che avevo una paura impressionante, ma proprio paura paura, ma poi non sapevamo come gestirla e è stata una cosa surreale, non so come. Accese dei cascali. Ma vi pare che un cretino del genere non potrebbe mai farlo, si cagherebbe sotto. Vi ho fregati. No, adesso guardatelo in faccia e ditemi, ma secondo voi. Lo so, le probabilità sono basse, ma mai nulle. Quindi sì, starò attenta, però non è successo. Era per rendere il tutto un po' più interessante, perché alla fine io sto portando il cane a spasso. Ok, let's go! Ehi, siamo arrivati alla parte interessante del video, quella che io avevo programmato essere la parte più interessante del video. Sapete che non è la parte più interessante del video, non lo sarà sicuramente. Perché ci sono tutti questi vestiti? Perché, come ho detto prima, non ho una lira, cioè proprio zero. Non ne ho. E quindi ho detto, vabbè, facciamo una cosa bella e mettiamo a vendere le mie cose vecchie su Vinted. Ci tengo a precisare, hashtag not sponsored, hashtag please Vinted sponsor me. In realtà io adesso, cioè, ce l'ho tutti pronti i vestiti, almeno l'ho tirati quasi tutti fuori quelli che voglio vendere. Sarà un botto. E la cosa che mi spaventa è che sono talmente tanti che adesso l'idea soltanto di mettermi là col telefono a fare la foto a singolo coso per singolo coso e mettere la descrizione, scrivere quanto costa, decidere quanto costa. Cioè, io mi sento male. Cioè, ci ho ripensato totalmente. Sono tentatissima di riprendere tutto quanto e rimetterlo dentro l'armadio, tanto sta bene là. Sta roba sta lì da anni, veramente. Cioè, che gli cambia? Sta lì. Tutto male. Cioè, almeno si è fatto un giro, capito? Ha preso un po' d'aria. E poi ritorna dentro l'armadio. Cioè, potrebbe essere un'opzione, no? Non mi va. Ma perché l'ho fatto?
la maniera in cui per fare questo video mi stanno venendo dei flashback bestiali. Allora, questi pantaloni io ne andavo pazza. Mi sono sempre stati corti perché io sono altissima. Ma vi giuro quanto amavo questi pantaloni. Se riesco a trovarla metto anche una foto qui. Oh, questo è perfetto per Capodanno. Questo adesso mi sta in una coscia, più o meno. E io non so perché tengo queste cose, perché... cioè, non mi stanno. Neanche se a dire, oddio, magari un giorno te le metti. È molto basic, però guardate la schiena. Cioè, la schiena è un po' nuda. A me piace questo. Questo mi piace un botto di vestito, ma proprio tantissimo. Non si vedrà palesemente niente. Questo è lo scolo davanti e dietro. Sono tutti piccoli bottoncini. Non si vede un cacchio, vabbè, ovviamente, come l'ho detto. L'unico problema è che, ok, è bellissimo. Mi piace, mi sta anche in realtà. È di Oysho, è una M. Il problema è che... cioè, appunto, tutti questi bottoncini fino alla fine sono troppo alte per questa roba. Cioè, sono nuda. Cioè, mi si apre proprio sulla patafrolla. Cioè, a me piacciono questi vestiti. Il problema è che non li uso. Questa gonnellina mi piaceva tantissimo per l'estate. Ok, così messo con il pile, però non ci sta molto bene. Ma i colori sono bellissimi. Un po' Coachella. Non so perché mi dà Coachella. Boh, carina. Questi? Oh. Ma che taglia sono? Sono una 34. Cioè io adesso sono tipo una 38 abbondante. No, 38. Dai, 38. Poi ho queste tre gonnelline. Era un periodo in cui ero molto magra e le avevo comprate. Soltanto che adesso appunto non mi stanno più. Una gonnellina. Due. Questa è uguale, però è blu. E questa, carina. Bene. Questa in quinto liceo, sempre. Sono tipo a palazzo ma corti in realtà. Belli. Questo l'avevo preso in un negozio vintage e poi non so perché non l'ho mai messo. Però in realtà io sono autunno, questo non mi sta bene. È un vestino. È molto carino. Forse perché era un po' corto. Perché di solito tutti i miei vestiti sono corti, perché io sono alta un metro e una giraffa. Un altro vestito che mi sta piccolo. Altri pantaloncini. Con questi ci facevo ginnastica che avevo veramente 14 anni. Perché cacchio ce li ho ancora? A 36. Perché li tengo? Perché ce li ho? Non ho capito. Ok, a questo punto io farei i vestiti perché ne ho veramente tantissimi. E un botto che non uso. Non so dove iniziare. Bello! Bellissimo! Sì, si capisce. Ma poi in realtà a me non mi va di vendere questa roba. Non si vede niente. È una tutina però. Nera, elegante. È una M. Questo sì. C'è stato un periodo che andava un botto di moda dalla spalla tagliata di fuori. Basta. Non ti voglio più vedere. Never again. Questo. Allora è molto semplice e a me piaceva con una cintura. Lo metti così. Così sembra veramente una vestaglia, fa cagare. Ma con una cintura, ho detto con una cintura, è molto carino. Non potete dirmi il contrario perché se no me incarto. Questo senza cintura lo mettevo perché era troppo corto e se no c'avevo la, di nuovo, l'uccellina di fuori. Avete capito? Ok, questo vestito visto così fa veramente ridere. Non è strappato, beh? Si sta facendo veramente buio a questo punto. Tipo... non era così difficile. Manca un botto di roba, che giuro. A questo punto sono veramente nel panico perché ci sono tutti i jeans pantaloni da tirare fuori. Il problema è che il mio peso nell'arco della mia vita ha fluttuato parecchio, non so come dirlo. Quindi a volte mi tengo dei jeans che mi sono un po' più grandi, un po' più piccoli, sperando magari un giorno rientrerò in quella taglia, capito? Cioè non nella taglia più grande, di solito spero di rientrare nella taglia più piccola, ma non succede mai. Back! E ciao, Dadino! Non è un modo così. E da proposito. Amore, mamma. No, questi non mi stanno. Questi sono dei jeans. Non si vede niente. Sono dei jeans neri di Stradivarius a zampa. Solo che mi sono. Cioè, sono stupida perché mi sono sempre stati corti e i pantaloni a zampa corti sono brutti da morire. Via. No, questi non ve li do. Questa non me la do la soddisfazione di darvi questi pantaloni rossi. Questi me li tengo per me. Non li avrete mai. Questi in realtà mi stanno e mi piacciono, soltanto che basta, mi sono rotta le scatole, non li metto. Perché sono cortissimi, sono proprio corti, non li voglio più corti. Li voglio lunghi che mi arrivano sotto i piedi. Ah, questi sono dei pantaloni da sci. Miei, mi servono questi.
No, allora, questi ne dobbiamo parlare. Non so come spiegarlo, questi sono proprio i miei pantaloni preferiti e li ricomprerò. Il problema è che non so come sia successo, ma probabilmente sì, si vede del brutto. Porca miseria. C'è questa macchia, palesemente di varecchino o qualcosa del genere. Bleach. E si sono scoloriti. E quindi, cioè, l'opzione è tipo o tingerli totale o tagliarli e farle dei pantaloncini corti. Ma io non sono brava in queste cose. Ma mi mancheranno parecchi questi pantaloni. Con qualcun altro magari vivete un'altra vita più interessante di questa qui dentro il mio armadio. Questi sono proprio larghi. Sono della Levi's, Levi's, sono a palazzo. Li amo con tutto il mio cuore, li avevo presi su Zalando. Allora, questi sono una 29 e adesso sono una 28 di Levi's. Questi mi dà veramente fastidio. Però non c'è, cioè, sono larghi e dici, sono bene larghi. No, perché sono molto a vita alta e quindi c'è questa parte della vita che è proprio proprio fuori. Sono brutti, cioè non c'è niente da fare, sono brutti. Larghi sono brutti. Cos'è questo? Ah, questa è una felpa che mi serve, quindi non... She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you never.